Non è l'atleta, non è le Olimpiadi, quello è la fine dello sport. Sono quanti anni ci sono che esiste lo skateboard? 50, 60. Esatto, dopo 60 anni, ormai è vecchio, fa le Olimpiadi. Così. No, quindi l'atleta finale, la prestazione è l'ultimo, l'obiettivo finale dello sport. Il primo è quello di far stare molto bene chi lo pratica, di divertirsi. E se noi intendiamo la salute non solo come l'assenza della malattia, ma la intendiamo invece come il benessere, la felicità del singolo, quindi uno stato più ampio che riguarda non solo la parte fisica ma che riguarda anche la parte mentale, allora capiamo che ogni volta che noi creiamo spazi in cui le persone possono sentirsi bene, automaticamente abbiamo creato spazi di benessere e abbiamo dato salute ai cittadini. Tra l'altro, questa cosa, io lo dico, come dicevi tu, mi facevi tutto questo lungo preambolo, sono 20 anni che mi occupo di sport. 20 anni, se dovessi fare un bilancio, direi di fallimenti, perché oggi dopo 20 anni stiamo ancora dicendo le stesse cose che io dicevo 20 anni fa. Questo vuol dire che in qualche modo la visione di uno sport così come ve l'ho descritta io non ha assolutamente permeato la politica e i decisori politici. E quindi oggi ci ritroviamo ancora a fare le stesse richieste e ancora a dire che non si può pensare allo sostegno dello sport come il sostegno delle palestre piuttosto che il sostegno dell'impiantistica o dell'associazione. Il sostegno allo sport è permettere a ogni singolo cittadino di fare una scelta personale di benessere e di pratica individuale, prima ancora che all'interno di un contesto associativo. Allora, qual è la ricaduta? La ricaduta, se noi avessimo strutture adeguate, o comunque perlomeno già come queste, no? Sarebbe bello, ma proviamo a guardare oltre. Se noi avessimo strutture adeguate dove praticare degli sport, ogni volta che ne abbiamo voglia, ovviamente saremo cittadini più sani fisicamente, ma anche molto più felici. E questo è un aspetto non di poco conto. Cioè, l'obiettivo dell'amministratore è quello di creare benessere all'interno della propria città. E tra l'altro, se proprio volessimo essere così un po' pignoli, il sindaco, cioè l'amministrazione comunale, è responsabile in solido della salute dei propri cittadini. È una delle sue responsabilità garantire salute, non solo quando chiude un impianto inquinante, ma anche quando fa azioni che promuovano la salute. Quindi ha la responsabilità diretta di fare scelte di questo tipo e non solo una responsabilità, come dire, etica. E quindi la ricaduta sarebbe veramente meravigliosa. Grazie. E questo è l'obiettivo anche di Adesso Trieste, no? Promuovere questo diritto a praticare in maniera individuale, diffusa, gratuita, lo sport per tutti. Poi ben venga che ci sia qualche campione che va alle Olimpiadi, ce lo auguriamo tutti, ma quella è la punta dell'iceberg, no? Tutto il resto è la parte più importante. E cambiamo leggermente discorso, non parliamo di sport ma parliamo di mobilità dei bambini. Perché? Perché Elena ha curato in particolare il punto della mobilità dei bambini, che in realtà ci sono molti legami, no? tra permettere a un bambino di poter raggiungere in autonomia la propria scuola o il proprio luogo dove andare a fare sport e quel ragionamento di città che deve promuovere stili di vita sani e felicità per tutti. Io vi leggo un pezzo del punto programmatico Città e strade a misura di bambino, perché lo ritengo estremamente bello e significativo. Il compito degli adulti e delle amministrazioni è quello di rispettare i diritti dei bambini e delle bambine, non come una gentile e paternalistica concessione ai più piccoli. Permettere alla bambina e ai bambini di Trieste una mobilità sicura e autonoma per andare a scuola equivale a riconoscere che il luogo pubblico è tale solo se garantisce e accoglie tutti. Quindi anche qui, no? L'accoglienza e il garantire a tutti e anche i bambini il poter muoversi in autonomia e andare a scuola in autonomia. E anche qui la domanda è identica a quella, e anche qui purtroppo da 20 anni abbiamo avuto alcuni esempi positivi, penso al pedibus della zona di via Rivoltella, però in realtà è veramente difficile per un bambino e per dei genitori decidere per mettere a un figlio di andare a scuola da solo. Cosa dobbiamo fare per far sì che ciò avvenga e che ricadute positive porterebbe anche qui per la nostra città?
Allora, perciò che questo avvenga bisogna ascoltare le richieste dei cittadini, non fare orecchie da mercante per 4 anni e poi al 5° sfoderare conigli dal cappello, cioè costruire insieme con la cittadinanza, ascoltare i desiderata, ma soprattutto ascoltare la necessità e mettere in atto azioni serie, programmare, avere il coraggio di osare togliere per esempio dalla strada le macchine e i parcheggi e garantire alle persone di poter raggiungere i luoghi come la scuola, che è un luogo importantissimo non solo dal punto di vista educativo ma anche ha un significato, come dire, di comunità, permettere di raggiungere quei luoghi in maniera sicura. E la maniera sicura per un bambino è andarci a piedi, tra l'altro, perché questo crea mille ricadute su di lui. Una ovviamente la socialità con i coetanei, l'altra è la possibilità di conoscere il proprio quartiere, l'altra ancora è quella di far vivere un quartiere, perché un bambino che cammina in un quartiere è un bambino che dà vita al quartiere, è osservato dalle persone che lo abitano, è tutelato dalle persone che lo abitano, si crea una rete di tutela intorno a questo bambino. Questo noi l'abbiamo visto facendo questa straordinaria esperienza del Pedibus della Giotti, che è una scuola in strada di Rozzol, ma è tristemente l'unico esempio, nonostante per più volte abbiamo provato a partire con progetti simili in altri contesti, Valmaura uno di questi, o Piccina un altro, eppure non si sono attivate le stesse energie. L'altra questione, che è la questione che c'è in quella frase del vostro programma, è quella di riconoscere cittadinanza a ogni singolo cittadino, no? Quello che dicevo prima è Irene e Giulio non devono chiedere, loro hanno il diritto di avere, perché sono cittadini che hanno lo stesso diritto e la stessa importanza di tutti gli altri, ma non soltanto loro, quelli tutti più piccoli di loro. Non c'è una scala di importanza in base all'anagrafica. Il cittadino è tale perché c'è, esiste. Allora, questo sguardo paternalistico che abbiamo nei confronti dei bambini, per cui chiediamo a loro di fare i disegni della città ideale, ma poi non li mettiamo mai in atto, è uno sguardo che è fallimentare e che tra l'altro dà vita a cittadini che già da piccoli si disinnamorano della politica e della partecipazione. Oggi una delle cose che noi diciamo, o che spesso ci viene detta, è che c'è poca partecipazione giovanile. Ma la partecipazione giovanile tu la costruisci insegnando alle persone, fin da quando sono piccole, che possono dire la loro e che la loro pesa sul piatto esattamente come quella di tutti gli altri. Ecco che i percorsi Pedibus che abbiamo costruito hanno avuto assolutamente la fortuna di poter ascoltare quello che ci dicevano i bambini e di metterlo in atto. E questa è stata una grandissima vittoria, non solo per il percorso in sé, ma per il percorso di crescita di cittadinanza di quei bambini che oggi tra l'altro vanno all'università. Perché quando abbiamo iniziato quel percorso loro avevano 6, 7, 8 anni, dall'inizio del percorso sono passati 15 anni, quindi io spero che l'abbiano anche finita, detto tra noi. Quindi ecco che quei bambini secondo me oggi sono cittadini attivi che possono essere, possono dare il loro contributo a delle nuove scelte, a una nuova costruzione di Trieste. C'è bisogno, ecco, che queste politiche che abbiamo sempre relegato in cantucci, lo sport piuttosto che la mobilità, come se fossero dei cassettini che potevi chiudere e aprire a tuo piacimento, siano invece il mobile, cioè sono trasversali a qualsiasi scelta un decisore politico fa. Ogni volta che costruisce qualcosa all'interno di un quartiere deve pensare a tutti questi aspetti, cioè a garantire che le persone vi si possano muovere in sicurezza e a garantire che le persone possano vivere quel tessuto in maniera piacevole. Queste sono le due cose. Grazie Elena, grazie mille. Una Trieste che deve promuovere con spazi urbani diversi gli stili di vita sani, la partecipazione, la crescita con attenzione ai più piccoli soprattutto. Grazie. Grazie a voi.